Elemental è uscito finalmente su Disney Plus. L'ultima fatica degli studi Pixar è arrivata per essere vista e rivista. Sfortunatamente non ho parlato del film su YouTube nel periodo di uscita, per vari impegni compresi anche gli esami di stato, ma su Instagram trovate comunque un piccolo pensiero a riguardo. Per festeggiare l'uscita del film in streaming su Disney Plus, vedremo oggi dei dettagli del film che molto probabilmente non avrete notato durante la prima visione o la seconda o quante volte avete visto Elemental. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a lasciare un like al video per supportare il mio lavoro. Se vi trovate qui per la primissima volta, iscrivetevi e magari condividetelo anche con i vostri contatti tra amici e parenti. In ogni caso in descrizione trovate tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter, che ora si chiama X, e il link di Pumpling, dove potete acquistare delle t-shirt a tema nerd, ed inserendo il codice ElPensiero4 al momento del pagamento avrete un paio di calze gratis a scelta. Ma adesso iniziamo! Oltre a vari easter egg che sono stati scovati all'interno del film, parlerò anche dei soliti easter egg che troviamo nei film Pixar. Quindi A113, il furgoncino del Pizza Planet, ma anche un'anticipazione del prossimo film in arrivo. Ma tempo a tempo. Il film si apre con l'arrivo di... o meglio, Bernie e Cinder, ad Element City. Guardandosi attorno sembrano essere gli unici fatti di fuoco. Ci sono dei murales con le diverse ondate di elementi che arrivano nella città, ma quella del fuoco non c'è. E infatti è esattamente così, loro sono gli unici di fuoco lì in mezzo. Ancora per poco in realtà, perché i due aspettano una piccola fiamma, che poi appunto sarà Amber, la coprotagonista del film. Piccolo easter egg, o meglio inside joke in questa scena, una delle valigie di Bernie è una griglia a carbone. Comunque, dopo essere stati rifiutati da diversi elementi che stavano vendendo la loro casa, trovano un luogo veramente distrutto, ma è proprio lì che inizieranno a costruire tutto. Bernie apre un negozietto per la gente del fuoco, nasce Amber, e ci viene spiegata la faccenda della fiamma blu e l'importanza che ha per il popolo del fuoco. Così tanto importante che Bernie nel suo negozio vende anche dei gadget della fiamma blu. E pian piano attorno a quel piccolo negozietto si va formando una vera e propria comunità di gente ardente, Fire Town, con tanta gente che, come all'inizio Bernie e Cinder, inizia a immigrare ad Element City. Passano gli anni, Amber cresce e aspira a diventare la proprietaria del negozio seguendo le orme del padre. Tuttavia non riesce a star dietro ai clienti, è come biasimarla in realtà. Veniamo a conoscenza che Cinder ha un potere magico, se così vogliamo chiamarlo, ovvero sentire l'amore solo con l'olfatto, e ha proprio un suo studio personale all'interno del negozio. In Amber però non sente nulla. Lei per ora è interessata solamente al lavoro e soprattutto a far capire a suo padre che è degna di prendere in mano il negozio. Quindi con una sfida a tempo con Bernie esce per delle consegne a domicilio in giro per Firetown. Proprio come all'inizio, con la valigia di Bernie, il passeggino di questa coppia è un'altra griglia. E dentro c'è il figlio, sì. Amber vuole a tutti i costi tornare in tempo al negozio, ma c'è un furgone davanti a lei che le fa perdere un po' di tempo. Il furgone della Triota, un chiaro riferimento alla Toyota, con un gioco di parole elementoso, quindi con gli alberi tree. Nella stessa scena a destra è posteggiato questo macchinario, che a mio parere vagamente ricorda il look di Guido nella saga di Cars. Altra consegna a quello che sembra un centro relax per la gente del fuoco, ma qui abbiamo le prime avvisaglie del problema con l'acqua che si avrà per tutto il film. Amber riesce a tornare a tempo al negozio, ma suo padre sta dormendo e non sta nemmeno poi così tanto bene. Giorno dopo, iniziano gli sconti scottanti e anche i problemi per Amber. Scappa nel seminterrato per non fare guai e scoppia in una fiamma enorme viola. Beh, i guai arrivano comunque. Il guaio più grande per il fuoco è naturalmente l'acqua, e infatti assieme all'acqua arriva anche Wade, l'altro coprotagonista del film, che sembra leggermente diverso dalle locandine, e infatti non è così. Amber sembrava comunque interessata all'inizio. In ogni caso Wade è un ispettore urbano e fa diversi verbali ad Amber e al negozio, lo fa piangendo ma li fa comunque. E poi inseguimento. Possiamo notare che l'insegna della stazione di Firetown ha delle lettere in basso a destra, S e C. Queste nella tavola periodica sono lo zolfo e il carbonio, due elementi importanti per la combustione e comunque per il fuoco. Dopo che Amber combina un po' di roba all'interno del treno, compreso far bollire la mano di Wade, cosa che riporta poi al finale del film, arriva finalmente ad Element City. Qui possiamo notare che tutti gli altri elementi vivono in armonia, al contrario della gente del fuoco che vive in una comunità a parte. Ma in questo campo medio di Element City è presente un easter egg davvero molto carino. A destra dell'inquadratura abbiamo un'insegna con scritto Ralph Two Cents. Questo è un omaggio a Ralph Eagleston, uno degli sceneggiatori, produttori e registi di Pixar, che sfortunatamente ci ha
lasciati prematuramente l'anno scorso. Eagleston è stato mentore del regista di Elemental, Peter Son, e quest'ultimo ha detto in un'intervista che quei two cents stanno ad indicare che quando veniva chiesta un'opinione su qualsiasi film ad Eagleston, iniziasse sempre la frase scherzosamente dicendo "These are my two cents". Ovvero questi sono i miei due centesimi, che in italiano ovviamente non ha senso, ma two cents sta a indicare un po' il parlare di qualcosa in modo molto breve. Un easter egg che, visto il contesto focoso, scalda un po' il cuore. Amber rincorre Wade per prendergli il taccuino delle violazioni, però arrivano all'ufficio delle consegne. E nella scena un altro rimando al finale. Pur pentendosene subito dopo, Wade consegna le violazioni, per poi farsi accompagnare da Amber a fare ricorso. Nell'ufficio pieno zeppo di piante trovano Fern Grouchwood, ovvero, tradotto in italiano, felce legna brontolona. Adoro veramente la scelta dei nomi per i personaggi secondari nei film Pixar. Sulla scrivania di Fern possiamo vedere il globo della terra alternativa degli elementi. Essendoci una stretta presenza dell'elemento fuoco, e in ogni caso tutta concentrata in un unico punto, il ghiaccio al polo nord e al polo sud è molto più espanso in confronto ai reali poli del nostro mondo. E se notate c'è solo una piccolissima porzione di quel globo infuocata. Lì si trova il popolo del fuoco. Attenzione, non Firetown, perché quella si trova in prossimità di Element City. Nella scena successiva, quando Amber cerca di tappare la bocca a Wade con lo stesso globo, possiamo notare meglio che quella parte infuocata si andrebbe a inserire perfettamente in questa parte tutta verde, facendo riferimento al fatto che magari in passato, quando tutto era un unico pezzo, quando c'era questa Pangea alternativa, tutti gli elementi, anche il fuoco, nel bene o nel male, convivevano. Nella stessa scena, altro piccolo dettaglio molto divertente, Amber, prima di tappare la bocca a Wade con quel globo, lo fa con la targa del nome di Fern, e l'acqua di Wade deforma visibilmente quella targa, ingrandendo esattamente la parola ouch, ovvero il corrispettivo americano del nostro ai di dolore. Comunque, anche qui Amber combina guai, bruciando la qualsiasi. Poi torna a casa per scoprire che i genitori hanno momentaneamente chiuso il negozio per il problema con l'acqua, e poi parte la sequenza spiegone con la storia di Cinder e di Bernie, ma in breve anche la storia del popolo nativo del fuoco. Ogni famiglia per tradizione ha una fiamma blu, casa distrutta da una tempesta, loro che decidono di fuggire da quella terra, addio alla famiglia e senso di colpa di Amber, che spiega effettivamente tutta la faccenda di Wade. Arriviamo al Cyclone Stadium, dove i nostri protagonisti incontrano Gale, responsabile di prendere a carico le segnalazioni di violazione. In questa scena non ci sono particolari easter egg a parte la sponsorizzata delle Flagstone Tires, ovvero la stessa azienda degli pneumatici in Cars. Qui scopriamo che comunque Gale potrebbe tranquillamente dimenticarsi delle segnalazioni alla famiglia di Amber, ad una condizione: sistemare il problema che Element City sta avendo con l'acqua. Altra scena flashback, in cui ci viene spiegato come Wade è riuscito ad arrivare nel negozio di Amber attraverso le tubature. Grazie alle abilità di Amber, i due salgono su una mongolfiera che proietta l'ombra di un fiore, elemento alquanto importante che tornerà nella narrazione di questo film. Inizia a nascere interesse reciproco e se ne accorge anche Cinder. Primo appuntamento ufficiale al cinema. Non riusciamo a vedere che film stiano guardando in sala, ma con un'inquadratura sull'insegna del cinema possiamo notare il titolo Pride and Prejudice, ovvero una versione acquatica di Pride and Prejudice, Orgoglio e Pregiudizio, che nell'universo di Elemental diventa Marea e Pregiudizio. Abbiamo anche modo di dare un'occhiata alla locandina del film e accanto a questa abbiamo una locandina di Partly Cloudy, in Italia parzialmente nuvoloso. Un corto della Pixar che trovate su Disney Plus e che è stato diretto da Peter Son, il regista di Elemental. Sempre di locandine parliamo perché nell'altra parete abbiamo la locandina di The Good Element, che fa ovviamente riferimento a The Good Dinosaur, in Italia Il viaggio di Arlo, altro film Pixar diretto da Peter Son. E con sotto una canzone originale cantata in Italia da Mr. Rain, i due iniziano sempre più ad innamorarsi. Si scopre qual è il vero interesse lavorativo di Amber, non vuole continuare con il negozio, e raccontata a Wade la faccenda del fiore, Amber ne crea una copia in vetro. Wade, con una scusa, decide di bruciare le tappe e quindi presenta Amber alla sua famiglia. Ma Cinder, che sente l'odore di amore da lontano, segue la figlia fino a casa di Wade, ma lei non può entrare. Ecco, è proprio in questa scena che si trova uno degli easter egg più famosi dei film Pixar. Mentre Cinder si avvicina al palazzo, dietro di lei sullo sfondo è presente il furgoncino del Pizza Planet. Sì, non ha esattamente la solita forma, ma posso confermarvi che è il furgoncino del Pizza Planet anche grazie ai concept art del film. Tornando ai due ragazzi, Wade presenta la sua famiglia ad Amber. I suoi nipotini si chiamano Marco e Polo, e questo è un palese riferimento al giochetto che solitamente si fa in piscina. Ritrovarsi con gli occhi chiusi dicendo semplicemente le parole Marco e Polo. Successivamente ci viene presentata la sorella minore di Wade, da sotto
sottolineare ovviamente che è un personaggio LGBT e infatti è fidanzata con un'altra acquatica di nome Ghibli. E se questo nome vi ricorda qualcosa è proprio così. Infatti è un confermato riferimento allo studio Ghibli, la casa di produzione della Città Incantata o il Castello Errante di Howl o ancora Porco Rosso. Lo studio Ghibli è stato ed è ancora da anni una delle più grandi ispirazioni per Pixar. In un'altra scena flashback con un Wade molto più piccolo, possiamo notare sullo sfondo un'altra modalità di easter egg e di inside joke che Pixar presenta in ogni film, un riferimento alla pellicola successiva. Da notare infatti come in Lightyear, film precedente ad Elemental, all'interno di un distributore automatico erano inserite delle bottigliette d'acqua della marca Wade Water. Il prossimo film della Pixar ad uscire nel 2024 sarà Helio, un bambino terrestre rapito dagli alieni perché lo credono l'ambasciatore della Terra. E infatti, nella scena flashback con il piccolo Wade, sulla parete sinistra nello sfondo abbiamo un manifesto con scritto Join the Space Club. Unisciti al club dello spazio, possiamo tradurlo così. E sempre nel manifesto è rappresentato un pianeta con i tentacoli. Tra l'altro, e questa cosa mi diverte tantissimo, è stato inserito volutamente un personaggio secondario di Helio. Al momento ovviamente non è individuabile, ma lo sarà presto. Aspettiamo l'uscita del film in sala. E con questo potremmo anche dire che gli easter egg importanti e interessanti di Elemental sono finiti. O meglio, sono finiti gli easter egg che la gente su internet, compreso io, siamo riusciti a trovare. È confermato però da Peterson che abbiamo altri due easter egg da trovare all'interno di Elemental. Almeno due. Persino lui non è a conoscenza di tutti gli easter egg che gli animatori hanno inserito in Elemental. Peterson dice che all'interno del film, sullo sfondo, vediamo la nascita di una nuova coppia. Proprio dal momento in cui si conoscono fino alla proposta di matrimonio. Nessuno ancora su internet è riuscito a trovare questi due elementi che vivono la loro vita sullo sfondo. Io ci ho provato, ma è molto difficile, ed è ancora più difficile trovare il secondo easter egg. Al cinema, prima dell'inizio di Elemental, è stato proiettato Carl's Date, un cortometraggio sequel di Up in cui vediamo Carl alle prese con un nuovo appuntamento. Ecco, Peterson dice che all'interno di Elemental, sempre sullo sfondo, gli animatori hanno inserito Doug il cane, lasciando lo stesso stile e lo stesso fisico, sostituendo solo i peli con dell'erba. Questi sono gli unici indizi che abbiamo per trovare questo Doug erboso. Se avete trovato questi due easter egg o ne avete trovati altri che non avete visto in questo video, scriveteli tranquillamente anche nei commenti. Se trovate Doug, fisso il commento. Ma chiudiamo il video con l'easter egg probabilmente più famoso all'interno dei prodotti Pixar, A113, ovvero il numero dell'aula in cui le più grandi menti dietro Pixar hanno studiato. Elemental, è sicuro, contiene l'A113 più subdolo che ci sia, perché non è scritto semplicemente, no, non è nemmeno deformato. In questo film l'easter egg dell'A113 si vede benissimo in una scena che non è presente all'interno del film, ma che è stata utilizzata come teaser trailer. Ed ecco la scena incriminata. L'avete visto? Come no? Ma eccolo qui! Veramente il metodo più geniale per presentare questo easter egg. Nell'insegna della stazione, proprio come l'azoto e il carbonio prima, è presente una A con accanto i simboli chimici dell'idrogeno e dell'alluminio. Beh, i numeri atomici dell'idrogeno e dell'alluminio sono rispettivamente 1 e 13. A113. Potrei anche tranquillamente dire 42 minuti di applausi! Geni. Ma ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fino alla fine di questo video easter egg. Non realizzo un video del genere da tantissimo tempo, anzi non ricordo proprio se ci sono ancora disponibili pubblicamente i video che facevo tanto tempo fa. Se volete supportarmi, come sempre vi ricordo in descrizione tutti i link importanti tra i miei social e i link di Pumpling. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao!